Dunque, una nuova idea radio, una radio in video, la definite voi, Black da Programma. Come nasce quest'idea? Io? Beh, certo. Nasce per l'esigenza di fare la radio, comunque se vogliamo pure di comunicare, rimanendo indipendenti e senza dover, diciamo, tener conto di quelli che possono essere i tempi radiofonici in una radio canonica, quindi senza la pubblicità fatta in un certo modo. E senza soprattutto quelle che potrebbero essere le indicazioni che una eventuale dirigenza della radio, no, ti dà. Non so, arriva il disco di un tal dei tali, ti chiama il direttore artistico e ti dice devi mettere questo disco. Noi suoniamo, mettiamo la musica che ci piace maggiormente e cerchiamo di fare comunicazione nel migliore dei modi. Nasce da una necessità, così come è una necessità bere, ecco, sul serio, è veramente così. E poi dopo si è evoluta, siamo andati avanti, insomma, e abbiamo realizzato, diciamo, dei video. Appunto, la radio in video è proprio questa, quindi uno fa la radio e usufruisce, sfrutta quella che è la tecnologia, di oggi, quindi le dirette su Facebook. E infatti andate a cercare Black Ada Programma su Facebook E quindi lì. gli utenti vi possono cercare su Facebook, Sì. praticamente. Avete un sito internet anche? Il sito internet è in costruzione, so che spesso si dice, ma è veramente in costruzione, cioè sembra una finta, no? È in costruzione, è in costruzione. Per adesso ci stiamo appoggiando maggiormente su Facebook, anzi solo ed unicamente su Facebook allo stato attuale delle cose. Quindi insomma, lì ci trova la gente, insomma, che ci cerca, ci trova lì. Quali sono i progetti futuri di questa idea, di Ma questo progetto? al momento nel calderone ci sono tante proposte, ci sono stati richiami da parecchie tipologie di strutture, un po' sparse sul Brindisino. Stiamo valutando ovviamente, noi abbiamo fatto le nostre controproposte, anche chi di competenza sta valutando dall'altra parte, dall'altro lato. Sicuramente un obiettivo è quello di crescere sempre di più da questo punto di vista, che è quello dei social, è quello insomma di farsi notare, ma soprattutto da un punto di vista musicale e stilistico, cioè il target per noi è quello, la musica prima di tutto e la comunicazione, come dicevo appunto prima, principe. E aggiungo a quello che diceva Bonfi che il progetto è proprio di essere itineranti, cioè di non avere proprio una fissa dimora, o quantomeno adesso a noi non interessa avere un luogo stabile, fisso, fermo. Abbiamo fatto delle trasmissioni sulla spiaggia, siamo andati anche in studi di Quindi registrazione. avete già avuto modo di farvi vedere, farvi Sì, conoscere? assolutamente sì. E l'idea è proprio quella di essere in movimento. Cioè di non essere fermi, quantomeno adesso, poi dopo un domani, nel caso in cui avessimo la necessità di fermarci, ci fermeremo. Certo. Però non è detto questo. No, Vedremo, non è detto. in bocca al lupo. Crepasse! Crepasse!